La meta è il viaggio nella postmodernità. Dopo il video precedente nel quale Rainaldo Graziani si confrontava in una partita a scacchi con il suo storico amico e camerata di mille battaglie, Maurizio Murelli, sul tema del superamento del neofascismo o postfascismo e della chiusura comunque con quell'ideologia in vista dell'ingresso nella postmodernità, nella quale tutte le ideologie novecentesche saranno superate e spariranno in favore di nuovi modelli di pensiero e di azione politica e sociale, Rainaldo mi ha chiesto di accompagnarlo nella prosecuzione del suo viaggio dedicato a questo cambiamento, che sarà composto da tre tappe. La prima è il video che state per vedere e la seconda, tra pochi giorni, un altro video che si può considerare suo gemello. E quindi, per finire, lo spettacolo teatrale di Taino a metà marzo, che andrò a filmare, nel quale Rainaldo si confronterà con il cyborg della postmodernità. Nel video di oggi e nel prossimo andiamo a confrontarci con altri due referenti di Rainaldo, persone che conosce da moltissimi anni, persone che hanno vissuto in modo molto intenso l'esperienza neofascista e che Rainaldo stima molto e considera interlocutori privilegiati. L'interlocutore di questo video ha scelto di rimanere anonimo, la sua voce sarà modificata, non si vedrà in volto, ma le sue parole sono particolarmente importanti perché ci va a raccontare un particolare tipo di neofascismo, cioè quello parlamentare, quello legato all'MSI, al Fronte della Gioventù, alla piazza, alle competizioni elettorali. Rainaldo, nel suo confrontarsi con figure simbolo dell'esperienza postfascista a lui vicine, ha deciso di fare tre video proprio per mostrare aspetti estremamente differenti di quel mondo, a volte in contraddizione, per far capire quanto fosse variegato e complesso il mondo che si rifà all'ideologia fascista e che per poter chiudere i conti e tirare le somme, fare tre passi indietro per farne uno avanti, c'è bisogno di confrontarsi con tutte queste sfaccettature. Quindi in questo video il fascismo parlamentare, mentre nel prossimo il fascismo spirituale, tradizionalista, legato al misticismo, alla filosofia, alle religioni. In questo video il fascismo più mussoliniano e nel prossimo quello più evoliano. Qual è il principale punto di differenza per chi non conoscesse il tema? Quello che ho notato da osservatore è che il protagonista del video di oggi ama del fascismo il suo essere popolare, il suo essere per tutti, il populismo. Per il futuro lui, pur essendo molto disilluso, spera che arrivi una nuova formazione politica, anche senza nessun tipo di riferimento o collegamento con il fascismo, se non nei valori che per lui sono insiti nell'uomo di buon senso e buon animo, e che sia
per tutti, che porti tutti nella postmodernità, che porti tutti nel futuro risolvendo i problemi sociali di tutti. Una visione che non è assolutamente elitaria o aristocratica per pochi e quindi è in conflitto con quella appunto elitaria e evoliana che vedremo nel video successivo, in cui la salvezza è per pochi, il passaggio nella postmodernità è per un'elite dello spirito. Questo già ai tempi del ventennio era la grande differenza tra il pensiero mussoliniano e il pensiero evoliano, che si è protratta poi per tutta l'esperienza del neofascismo, dando origine a realtà estremamente diverse, alcune più popolari, populiste, parlamentari, altre aristocratiche, elitarie, extraparlamentari, che rifiutavano anche spesso la competizione elettorale facendo solamente ricerca e comunicazione filosofica e metapolitica. Era quindi fondamentale affrontare entrambi questi aspetti per poter tirare appunto le somme e chiudere i conti. Ma cosa lega tra di loro queste visioni che sembrano quindi opposte? Il piano dei principi e dei valori. Che ci sia una visione per tutti o una visione per pochi, queste si intrecciano, si incontrano e comunque si guardano con amicizia e rispetto perché vivono su un piano di valori e di principi comuni. Allora, io sto continuando a fare questo percorso d'avvicinamento a una performance teatrale sul superamento del neofascismo e mi sono sempre rivolto a poche ma qualificate persone per misurare un po' quello che è il mio pensiero. Io fondamentalmente il neofascismo l'ho ripartito in tre grandi insiemi, quello di natura extraparlamentare, quello metapolitico e anche quello che forse è la parte, a mio avviso, più importante, quella attorno al quale si è sempre girato, il neofascismo cosiddetto istituzionale. Cos'è questo neofascismo? È una rivisitazione del fascismo? Sì, no, boh. Io poco prima che mia madre morisse, gli dissi: donna Fiorella, ma il fascismo continuerà ad esistere oppure no? E lei, sorridendo, essendo un militante del movimento sociale da sempre, e mi disse: sì, il fascismo continuerà ad esistere, siete voi che lo cercate nel luogo sbagliato. Perché lo cercate nelle riviste, mi disse, perché lo cercate nei movimenti, nei partiti,
non essendo più un progetto politico il fascismo, ma un progetto esistenziale, si è trasformato nel buon senso, si è trasferito nel buon senso della gente. E con questa definizione di chi il fascismo l'ha vissuto, di chi aveva ben chiara quella gerarchia Dio, patria, famiglia, che era un linguaggio vetusto, però stava ad indicare, mia madre lo fece molte volte presente alle nostre camerate, cioè prima viene la dimensione metafisica, poi viene il popolo, poi viene la famiglia, e così almeno lei lo rappresentava. Quindi, in buona sostanza, finita l'esperienza della seconda guerra dei 30 anni, che è la guerra civile europea che finisce con la sconfitta bellica del fascismo, non con la fine del fascismo, ma semplicemente con la sconfitta bellica, nasce e prende forma quello che viene in mille modi diversi definito neofascismo. Perché dire che una cosa è o una persona è fascista o meno è facile. Ci sono 44 volumi dell'Opera Omnia di Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, se lì non c'è o non ti ci ritrovi, non è fascista. Con il termine neofascista, invece, dal 45 in poi, ma diciamo anche dagli anni 50, tutto è diventato molto più diluito. Mi ricordo che neanche troppo per scherzo, e so, un quarto di secolo che ci conosciamo, te ed io. E mi ricordo che una volta, più volte, hai fatto riferimento a un desiderio che per indulgenza non hai mai voluto attuare, che era quello di prendere la quarta pagina, l'ultima pagina del Messaggero, comprarla e scriverci: se questo è il fascismo, io sono antifascista militante. Ecco, in questo senso sei stato sempre quella stella polare critica all'interno di un microcosmo, neanche troppo piccolo, comunque che è il nostro, che si richiama o dichiara di richiamarsi a dei principi e dei valori che poi non sempre sono corrisposti nell'azione. Quando lo hanno fatto, i risultati sono stati scarsi. Ritornando il mio progetto personale, che è quello di chiudere con questo neofascismo, sono venuto, scusa, a confrontarmi con te su questo argomento, perché tra le diverse cose a cui in cui riconosco in te la persona che mi ha fatto proprio da una sorta di stella polare, c'è stato proprio, tra tanti altri aspetti, è quello di combattere sempre e comunque il concetto di mediocrità. E in termini di mediocrità, onestamente, dal 45 al 2020 mi sembra che anziché diminuire è aumentata. Cioè io credo a un progetto, credo di poter dire che il cosiddetto neofascismo ha avuto un processo progressivamente involutivo, non ci sono stati miglioramenti, e quella famosa teoria del bidone di Piscio, che prevede che finita la guerra, persa la guerra, il fascismo se lo immaginavamo come un bidone di acqua purissima, un fusto pieno di acqua purissima, ci si è affacciati, non ci si sono, mi ci metto io per primo. Ci si è affacciati di volta in volta, ora uno, ora l'altro, l'altro ancora, e anziché attingere, vi abbiamo mento, si dice mingere, no? Vi abbiamo minto. Mingi tu che mingo io, quel fusto di acqua purissima è diventato un bidone di Piscio. Ora, anziché provare a depurare questo fusto, forse da tempo che ce lo diciamo anche, va forse la pena estrapolare quelle molecole di acqua purissima rimasta ancora tale e dimenticarsi del fusto. Questo è il concetto. Quali sono i collegamenti, cioè se tu ti rifai al fascismo,
devi avere dei momenti di comunità col fascismo, cioè qualcosa in comune che devi avere. Quindi, al di fuori di quello che tu definisci il fascismo istituzionale, cioè i reduci della Repubblica che convergono nel movimento sociale, quelli erano dei fascisti, cioè nascono fascisti, vivono fascisti e tentano di mantenere in piedi qualcosa che non c'era più. Sopravvivono. Sopravvivono in un contesto che li penalizza in forma assoluta, no? Perché? Nel lavoro, nella società. Nel lavoro, nella società, ma soprattutto sono facenti parte di un movimento o di un'idea che deve essere penalizzata. Cioè, il fascismo era un'idea fortissima. Il fascismo fu rivoluzione, anche se poi definire la rivoluzione può essere anche discutibile la cosa. Il fascismo non ha fatto altro che dare personalità a qualcosa che era nella gente. Cioè, il fascismo diede personalità a coloro che riconoscevano che il diritto non potesse prescindere dal dovere. Cioè, se tu nella vita, quello che tu chiami il buon senso è discutibile anche lui, no? Però per gente come noi che cos'è? È la richiesta di diritto dopo aver assolto a dei doveri. Quindi, il fascismo dov'è che nasce? Nasce in un momento di anarchia, dove c'è qualcuno che gli chiede i diritti ma non vuole i doveri, c'è qualcuno che impone i doveri ma non vuole concedere i diritti. E poi sono sempre i tre momenti del mondo, no? C'è qualcuno che ritiene di avere diritto a tutto, c'è qualcuno che non vuole riconoscere i diritti a nessuno, c'è qualcuno che prova a mediare e a far sì che la gente che rispetta dei doveri abbia dei diritti. Il fascismo non fa altro che quello, cioè dare personalità, immagine, strutture, leggi a gente che riconosceva che prima del diritto c'era il dovere. Se tu questo lo riporti, cioè, però questo non è necessariamente un'aspirazione del fascista, è un'aspirazione di tutte le persone di buon senso di questo mondo, almeno è quello che noi riteniamo essere il buon senso di questo mondo. Dov'è che fu rivoluzionario? Fu rivoluzionario perché tutto questo si stava perdendo, ma esisteva nell'animo della gente, no? Cioè la gente voleva che le cose funzionassero, voleva diritti sociali, voleva situazioni economiche che agevolassero il popolo. E in questo il fascismo fu rivoluzionario, perché? Perché il fascismo incise sulla società. Diede le risposte che la gente sa. Incise sulla cultura, incise sull'economia. Oggi qual è il movimento politico che a 360 gradi affronta cose di questo genere? Se tu pensi alla classe politica che mediamente parla di legge elettorale, no? Legge elettorale che non viene vista come regola, viene vista come strumento. Perché la legge elettorale è una regola. Serve per rispettare la volontà del popolo. Qui invece viene utilizzata a seconda della convenienza. Se tu capisci che a tuo favore c'è una legge maggioritaria, cambi la legge e la fai diventare maggioritaria. Se tu capisci che a tuo favore c'è una legge proporzionale, cambi e vai sul proporzionale. Ma a 360 gradi non affronti i problemi del paese. Affronti il problema dell'immigrazione, ma non affronti i problemi del paese, cioè non può diventare argomento politico l'immigrazione. L'immigrazione è qualcosa che è legata al 2000, agli anni 2000, no? Però hai fatto un salto di 75 anni. Che è accaduto in 75 anni? Cioè da quando
La guerra è finita. 75 anni non è accaduto. Negli anni 50, 60, 70, 80, c'è stata, in 75 anni c'è stata una costante. Chiunque provasse a ricostituire qualcosa che avesse dei fondamenti, richiami, sì. ma dei fondamenti, no, perché i richiami possono essere semplicemente un fatto esterno, nostalgico. Nostalgico, no, avessi fondamenti, no. O che potessero riportare in auge qualcosa che contrastasse il comunismo da un certo punto di vista, il liberalismo da un certo punto di vista, questo doveva essere soppresso. Perché? Perché non conveniva a chi di fatto ha abbattuto il fascismo. Per cui c'è stato, in 75 anni c'è stata questa costante, cioè far sì che chiunque facesse riferimento ai fondamenti del fascismo. Benissimo. Verissimo, ma questo E dall'esterno, questo all'interno. all'esterno, no, dall'esterno. Ma in questo sono stati agevolati da chi? Da coloro che si dichiaravano tali. neofascisti. Quanta gente, quanti ragazzi di fatto hanno aderito ai movimenti neofascisti soltanto per alcuni aspetti esteriori, no? La forza, la gagliardezza, il coraggio, ma perché fondamentalmente c'era questa immagine di forza che serviva a dei deboli. Questo è il... Quindi già c'è una buona parte di coloro che hanno aderito che Quelli che non... si affacciano al bidone e invece di attingere ci mingono dentro. vengono dentro e continuano, no? Ci contamina. Come può essere? Quale può essere il riferimento, l'accostamento tra un movimento nazischino, no? E il fascismo? Non c'è. Non c'è. No, non c'è mai stato. Se poi li vai a prendere individualmente, questi ragazzi sono lontani anni luce dal fascismo, cioè sarebbero finiti a carbonio. Non ha neanche il senso dello Stato. Si è sempre combattuto No. un sistema, ma non si è mai tenuto conto di che cosa è il senso dello No, Stato. ma fondamentalmente il concetto fondamentale di diritto e di dovere. Tu hai dei diritti nel momento in cui assolvi a dei doveri. Nel momento in cui non assolvi a dei doveri, per cui la tua vita dovrebbe essere improntata al senso del dovere. Senso del dovere che è i tuoi comportamenti personali, i tuoi comportamenti nei confronti della tua famiglia, i tuoi comportamenti nei confronti della comunità. E se vai a analizzare questi soggetti, molti di loro non rispettano, non hanno mai rispettato questo senso del dovere. Negli anni 60 invece questo era più vicino. La generazione Ma politica degli anni 60. era più vicino perché all'interno di questo mondo c'erano ancora persone che avevano vissuto direttamente sulla loro pelle l'esperienza fascista. Cioè, negli anni 60 la guerra era finita da 25 anni. C'era già No, da prima. meno. Da 15 Da 15 anni. anni, sì, va bene. Da 15 anni. Per cui tu avevi della gente che aveva vissuto il È fascismo, un'eticità che comportamentale aveva proprio. combattuto durante il fascismo e per il fascismo e per il paese, per cui riusciva ancora a dare traccia, a lasciare traccia di quella che era stata la loro vita. Uno stile. Uno stile. Dove io non considero il neofascismo extraparlamentare, perché di fatto non so quale sia stata l'incidenza del neofascismo, come lo chiami tu, extraparlamentare, sulla vita di questo paese. Perché dal mio punto di vista in molti casi è servito a dare sponda agli antifascisti. E poi su questo ci ritorniamo, perché se approdiamo agli anni 70, sia da dividere forse in due tronconi, i primi anni 70,
è un certo tipo di politica nel nostro, e di azione e di pensiero. I fine anni 70, che poi sono stati caratterizzati anche dalla cosiddetta lotta armata, in realtà hanno visto sacrificare sugli altari di ben altri interessi o degli opposti estremismi i giovani del partito. Cioè, quando si parla, non so, dei NAR e del terrorismo di estrema destra, beh, quel terrorismo ha come vittime e anche come co-protagonisti essenzialmente giovani del Giovanissimi. partito, però. No. No, noi fu a Via Siena per parlare di Roma. C'era sicuramente. Non mi pare che venissero tutti da formazione extraparlamentare, No, anzi, al contrario. E le no, vittime erano tutte allora, giovani del partito, perché non non pagava nella provocazione del sistema. venivano esclusivamente da formazioni extraparlamentari. Ma non venivano neanche da una formazione di partito, per via dell'età. Cioè, ragazzi di 20 anni non avevano vissuto il movimento sociale. Ragazzi di 20 anni si affacciavano a quella che ritenevano l'attività politica, ma quella che erano i fondamenti della vita del movimento sociale non l'avevano vissuto. Però i luoghi fisici di incontro erano le sedi del partito, i luoghi fisici di incontro erano le sedi del movimento sociale, di un Fuan che in quel caso era stato abbastanza abbandonato dal movimento sociale. Cioè, il movimento sociale non poteva seguire determinate forme di attivismo politico. Perché? ma perché non era una struttura del partito, primo. Non era. Non era assolutissimamente, non era un partito che voleva la lotta armata o No, quello no, però le strutture, cioè i gruppi operativi, i volontari e quanti altri si occupano nella formazione dei militanti. Attenzione, visti sempre come gruppi di autodifesa, Sì, visti questo è importante. come gruppi di autodifesa. Cioè, il deputato parlava e bisognava poi Cioè, riportarlo a casa. no, ma l'agibilità politica, il poter parlare in una scuola, il poter parlare in una piazza, il poter parlare in un cinema, ti veniva impedito fisicamente. E solo fisicamente potevi riconquistare questo spazio, chiamiamolo spazio politico. Cioè, mi vuoi dire che era l'esercizio di una forza per reprimere una violenza che si subiva? Assolutissimamente sì, ma il partito non poteva aderire, cioè chiunque all'interno del movimento sociale sapeva, avendo avuto dal movimento sociale una formazione, che non c'era nessuno spazio per lotta armata. Perché? Perché nel mentre Ma qui dall'altra parte. si parla di spontaneismo, non di. Mentre dall'altra parte, volendo, potremmo parlare di collegamenti, di finanziamenti, di strutture. Servizi. Beh, io in Repubblica Ceca non ci potevo andare per essere protetto o per essere addestrato, non potevo andare nei campi palestinesi, nessuno che venisse dal nostro mondo aveva questa possibilità. Per cui, non avendo nessuna di queste possibilità, non c'era neanche nessun motivo di affrontare quel tipo di argomenti. Oh. Però da lì la maturità che ti viene dall'essere cresciuto e formato in un partito non è la maturità di un ragazzo di 18 anni, di 19 anni, di 20 anni che vede ucciso il suo amico e ha una reazione estremamente Esistenziale. esistenziale, giovanile, Cioè. l'irruenza, quello che sia, tant'è che poi pensare che ci sia stato qualcosa dietro a quei movimenti è follia. Assolutamente, certo. Punto. Se poi qualcuno. Però è stata una risposta valoriale, perché poi nella difficoltà e nella tragedia che si è vissuto si sono saldati vincoli, rapporti. E si è creato anche un senso di appartenenza e sono nate delle figure di riferimento mitiche, Non cioè provo a considerare
quanti sono stati gli elementi, diciamo, a destra, diciamo, abbiamo un'indicazione, che hanno aderito rispetto a quello che era il corpo del movimento sociale? Pochissimo. Quasi irrilevanti. Quasi rilevante. Il movimento sociale sicuramente ha fatto degli errori. L'errore che ha fatto, fondamentale, è stato forse un riferimento assoluto e continuo al ventennio. Il fascismo guardava avanti. Il fascismo fu innovativo da tutti i punti di vista, dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. Quando tu entravi in una sezione del movimento sociale o all'interno del nostro mondo, i riferimenti erano sempre persi unissimamente al passato. Il fascismo non faceva riferimento al passato, perché non si può considerare riferimento al passato il richiamo all'antica Roma, no? Il richiamo all'antica Roma era semplicemente un richiamo all'unico momento che questi territori, cioè questo paese, avevano avuto di innovazione, forza, intelligenza, che erano momenti essenziali della Roma antica, no? La Roma antica era innovativa, era forte, era creativa, era politicamente. Cioè, il fascismo, se voleva avere un riferimento storico, cosa avrebbe dovuto fare vedere? Al Medioevo italiano? Agli preunitari? O all'Italia post-unitaria? Al di fuori di questo, che serviva andare a mancargli un'immagine, non c'era, il fascismo guardava avanti. Se tu fino ad oggi non c'è bisogno che vai tanto indietro, prima era ancora di più. Tu aprivi una rivista, aprivi un giornale e sta tranquillo che c'era sempre il riferimento alla guerra, al fascismo, alle corporazioni, a tutta una serie di cose che ti riportava al passato. Però c'è un anello di una serie di anelli di congiunzione a cui ci si è sempre richiamati. Non è che ci si richiama anche oggi, non è che ci si richiama al 1922, ci si considera sempre, anche giustamente, figli dell'esperienza precedente. E questo percorso a cui io sono molto interessato, cioè il fatto che nel 2020 ci si richiami a chi fossimo nel 2000, nel 2000 a chi fossimo nel Ma 1980. il fascismo a quali esperienze precedenti faceva riferimento? Secondo me, poi io non sono uno studioso, assai pochi, cioè Anzi. avrà pescato qualcosa da Mazzini, per carità, l'esperienza risorgimentale, ma in minima parte. Era assolutamente innovativo. Noi no, nel neofascismo invece è Quindi esattamente il manca contrario. una componente essenziale, lo spirito innovativo, il guardare avanti, il non richiamarti sempre necessariamente al passato. Quando tu prima parlavi del robot, tu ti dico, cioè, per capire il fascismo, giudicarlo, né condannarlo, né assolverlo, tu lo devi contestualizzare. Se tu non contestualizzi al 1930 il faccione di Mussolini che parla alzando il mento con quella tipica oratoria, se tu non testualizzi, No, capito. questo è lo scemo del bilancio. Assolutamente sì, invece è il contrario. Quindi lo devi contestualizzare. Se non contestualizzi l'Africa al 1930, a parte che l'Italia coloniale non cominciò col fascismo, l'Italia coloniale cominciò prima, ma se tu lo contestualizzi a quel momento, e che ne so, fai riferimento al fatto che l'Olanda e il Belgio avevano dei possedimenti che erano 50-100 volte i loro territori, no? Allora puoi giudicare l'Italia come un paese che andava ad invadere l'Africa per
sottomettere il povero Abissino. Il povero Abissino di fatto era sottoposto a schiavitù da parte del Negus e da tutti i ras abissini. Quindi se tu non, il fascismo devi contestualizzare per giudicarlo. Così come devi contestualizzare oggi la realtà e muoverti in quella della tua realtà attuale. Il robot, noi possiamo anche pensare che possa essere un danno, è un danno se tu mantieni la società secondo i parametri che ci hanno visto crescere. Però avessi dovuto, cioè anche la rivoluzione industriale ha creato disoccupazione, ha creato crisi trasformazione, sono trasformazioni. Allora, scusa, un movimento innovativo è quel movimento che all'interno di queste trasformazioni riesce sempre ad affermare il diritto e il dovere, a contestualizzare. Perdona, adesso, ma è qualcosa di più di una provocazione, è una vera e propria messa a fuoco. Pienamente d'accordo su tutta la fotografia attuale, e molto altro ci sarebbe da dire ovviamente sul fascismo. Io ho iniziato a promuovere delle iniziative di carattere politico quando lessi, a fine anni 80, un articolo di Benito Mussolini apparso sul Bild Zeitung a seguito del crollo della borsa di Wall Street il venerdì nero del 19. Negli Stati Uniti nacque e prese forma una corrente di pensiero denominata tecnocratica, quindi che si chiamava la tecnocrazia, che metteva in discussione, a detta di Benito Mussolini, il dominio dell'uomo economico sull'uomo politico e solo su un piano teorico. Allora, secondo Mussolini, questa corrente d'oltreoceano, così la definisce, perché questa corrente di pensiero d'oltreoceano che arriverà in Europa vorrà affermare modelli sociali fondati non su ciò che è giusto o sbagliato, ma su ciò che è efficace e su ciò che non è efficace. E quindi io, facendo questo salto indietro, mi presentai a casa di chi aveva scritto, di chi aveva riportato questa fonte di Benito Mussolini in un libro sulle mode giovanili, che era un tale Finzi, dottor Finzi, professor Finzi, stava a Scienze Politiche a Perugia. Entrammo in casa con dei giovani dell'allora Fronte della Gioventù, ci ricevette e ci saremmo solo 10 minuti. Nel suo salotto di casa gli dicemmo che eravamo molto interessati a quella nota di quel libro e ne volevamo approfondire degli aspetti. La risposta molto scortese fu: ma guardate, questi sono aspetti molto importanti che io non intendo assolutamente condividere con gente come voi, con ragazze come voi. Ho 3 figlie, stanno tutte e 3 in comunione e liberazione. Se ne devo parlare, ne parlo con loro. Ci alzammo immediatamente, chiedemmo scusa del disturbo, ci lamentammo con i nostri referenti, come lo sei tu ed altri, e uno di essi ci disse, sorridendo: guardate che invece di perdere tempo con il professor Pinzi, andate a Firenze, cioè il capo dell'ufficio stampa della Confindustria, che è un nostro amico e camerata da sempre, si chiama Roberto Melchionda, e lui vi può spiegare tutto quello che stavate chiedendo all'indirizzo sbagliato. Da allora, facendo questo salto indietro su quella visione illuminante che Mussolini ebbe con 40 anni d'anticipo, 50 anni d'anticipo, andammo a formare quella che poi si chiamò l'esperienza di Meridiano Zero, cioè noi abbiamo fatto un corteo, ma il corteo era contro la tecnocrazia. 30 anni dopo, D'Alema ed altri si lamentano dell'eccesso di tecnocrazia in cui viviamo, e 30 anni fa, sull'esperienza quindi di quell'articolo, un semplice articolo che Mussolini, non i neofascisti, scrisse mettendo allarmando l'Europa da questa che era solo una corrente di pensiero che poi è diventata regolarmente realtà,
Prodi, per esempio, scoprimmo già 30 anni fa, era la Fondazione Agnelli con Miglio, Gianfranco Miglio, che gli faceva i corsi sull'ordinamento tecnocratico, e poi il tempo ci ha confermato che quella intuizione, quella visione che Mussolini ebbe è assolutamente manifestata, rispetto alla quale noi, come hai giustamente detto, siamo stati assolutamente non incidenti, però almeno in questo esempio io volevo sintetizzare e dimostrare che stile e dottrina del fascismo, non l'ideologia, ma lo stile e la dottrina del fascismo, e poi di fatto è stato possibile addirittura innervarle per fare un'altra lettura visionaria con 30 anni d'anticipo, di impegnare una gioventù, per poca che fosse stata, anche sulle strade. E 30 anni fa facevamo le scritte sui muri contro la tecnocrazia, contro il genoismo, contro l'omologazione planetaria. Cioè tutto quello che poi è puntualmente accaduto, partendo dalla casa madre, dal pensiero originario, da quello autentico, lo avevamo anche riattualizzato. Ma con questa piccola parentesi, che considero un'eccezione, tutto il resto è stata, a mio avviso, una serie di tappe, un percorso assolutamente involutivo. Cioè, dal fascismo e le varie formazioni cosiddette neofasciste, di fatto di innovativo, non hanno avuto un granché. Poi che i tempi non lo abbiano impedito, che le persone non fossero, o i cosiddetti leader o le figure di maggiore riferimento, non ce l'abbiano fatta, no? Su questo, anzi, ti volevo proprio chiedere perché questo no, perché non c'è stata questa continuità con uno spirito innovativo o rivoluzionario che dirsi voglia. Perché io non sono in grado di dirti il perché non c'è stato. Allora, intanto, perdonami, Perdonami, ma una volta l'hai detto, hai denunciato la mediocrità. 20 anni fa hai chiesto a quando 300 persone di alzarsi chi poteva accedere a un mutuo bancario. E non si alzò nessuno. poi, cioè, la carenza fondamentale, una delle carenze fondamentali è che tu non puoi vivere e incidere su un mondo, su un'attività, su qualunque cosa senza conoscerlo. Cioè, tu puoi discutere di tecnocrazia, degli effetti della tecnocrazia, puoi discutere della globalizzazione e degli effetti della globalizzazione, puoi discutere dell'economia, dell'homo economicus e dei suoi effetti, ma sei preparato a farlo? Cioè, conosci fondamentalmente l'argomento, perché se tu non conosci un argomento, se tu non conosci una materia, difficilmente potrai apportare modifiche a questo. E se tu fai riferimento a tutti questi movimenti, ma anche allo stesso movimento sociale, la formazione da questo punto di vista è sempre stata carente. Cioè, non puoi fare un movimento politico che vuole nuotare in mezzo alla gente deve conoscere il mare in cui nuota, no? Cioè deve conoscere gli effetti di un'azione per poterla giudicare. Allora, tu hai mai partecipato a un corso di formazione economica? No. Perché? Non fa parte della cultura di questo mondo. Hai mai sviscerato fondamentalmente il perché e come si sviluppa la globalizzazione? Questo, perfetto, magari l'hai fatto tu, ma tu devi capire. Come sistema non esiste. Il sistema non esiste. Nessuno l'ha fatto. Allora, il dire no a qualcosa senza conoscerlo non significa niente. E soprattutto non saper dire a favore di che. Cioè, se tu vuoi combattere la tecnocrazia, perché tecnocrazia diventa dominio del tecno rispetto al mondo, mentre tu sei il portatore di un'idea che dice che il tecno deve essere al servizio dell'uomo.
Ma tu devi sapere di che cosa si parla. Se non hai questo tipo di formazione, quindi se tu operi in un mondo che non è formato e informato, tu da questo mondo non potrai trarre nessun risultato. Perché? Perché vai, cioè tu stai affrontando un combattimento senza conoscere il territorio, senza conoscere le risorse degli altri, senza aver analizzato le tue risorse e le tue capacità. Anche perché, stando alla mancanza di informazioni, la mancanza di formazione, se vai a analizzare le tue risorse, ti piani. Hai omesso un termine che è sempre stato tuo, quando mettendoci al riparo da tante sirene inutili oppure da cialtroni o lestofanti, e di questo te ne siamo in molti grati, dicevi che un leader, un capo politico, usiamo un termine proprio più chiaro, deve avere indubbiamente una serie numerosa di qualità, ma tre non potevano mancare. Una era che un capo seleziona, un capo forma, un capo Informa. informa. Se non c'è selezione, ci dicevi, non andate da nessuna parte, perché vuol dire che non sono interessati a una crescita e che siete carne da macello. Se non vi formano, non ci andate, perché spesso la mancanza della formazione è il risultato proprio è la dimostrazione della strumentalizzazione della vostra vita. Mi porta su un piano terreno, In un'azienda. qual è l'azienda che non seleziona? Come centralinista, uno che magari è sordomuto non lo prende, dico. Cioè, l'azienda può prendere a lavorare il figlio del proprietario senza selezionarlo, ma non è detto che il figlio del proprietario porterà un giusto apporto all'azienda, quindi qualunque azienda seleziona. Dopodiché, una volta che ho selezionato su determinati parametri, non posso non formare questo soggetto su quello che sarà il mercato, che La sarà il politica aziendale. politica aziendale, cioè soprattutto non potrò non informarlo di quello che sta avvenendo, di come va l'azienda. Altrimenti non può essere contributivo. Se manco a questi tre elementi fondamentali, c'è qualcosa che non va. c'è aria di bruciato. Posso non selezionarti perché a me interessi semplicemente come forza contrattuale, cioè il numero, no? Io ho a disposizione centinaia di migliaia di C'ho persone. 20.000 tifosi della curva e non mi interessano. Non ne ho un potere contrattuale, Certo. però. Non ti formo perché? Perché il mio momento essenziale era avere quel potere contrattuale che mi viene da una massa ingente. E non ti formo per lo stesso motivo, perché se manca Evito questo. che mi fai ombra. Io ho sempre detto che se parli di politica con un uomo, gli devi chiedere che lavoro fa. Tutto. Come campa? Che lavoro fai? Se non ti sa spiegare che lavoro fai, tu già ti devi mettere un attimo allerta, perché si rischia in molti casi che il suo lavoro sia la politica. Cioè, la politica serve per la gestione della cosa altrui. È una vocazione di regola. Punto. Dopodiché ci può essere assolutamente l'outsider, colui che ha delle capacità assolute, ma poi negli scontri ne vedi pochi, non vedi questi statisti, perché se uno ha le qualità, le caratteristiche dello statista, se poi non lavora, ma ha questa visione dello Stato che è utile a tutti, ben venga. Anche Mussolini lavorava. Anche Mussolini si faceva pagare i giornali. Dopodiché si mise a capo di un movimento che sicuramente era assolutamente impegnativo, non sarebbe potuto andare in ufficio e poi staccare il pomeriggio e andare a fare Presidente del Consiglio. E nelle formazioni cosiddette neofasciste, a partire dal movimento sociale alle più piccole formazioni, è una costante che nei cosiddetti capi
non abbiamo spesso trovato coloro che selezionano, formano e informano. No, È corretto questo? intanto nelle formazioni neurofasciste non c'è il capo che è stato selezionato, in molti casi c'è l'autonominato, colui che ha detto io sono il capo. E che è importante che c'era qualcuno più No, cretino di lui, perché così ecco almeno la forma di la piramide rovesciata. lucismo delle teche, no? Per cui Ducismo delle teche. erano i capi e poi soprattutto coloro che diventavano capi per scissione. Perché diventavano capi per Principio scissione? della fisica. No, perché nel momento in cui si trovavano di fronte a una richiesta di impegno reale, qualunque esso fosse, e loro non avevano nessuna intenzione di impegnarsi, la scusante qual era? No, qui qualcosa non va, io me la vado e ne formo un altro. E poi sono nate meteore, gruppi di... Infinite colonnazioni del nulla. Però al di là dell'ironia, su questo molti hanno buttato la propria vita per seguire sia pure inizialmente figure del genere. L'hanno compromessa, l'hanno buttata, l'hanno persa. Questo è sempre successo, il movimento sociale a un certo punto non fu in grado, cioè il movimento sociale non riusciva a distaccarsi perché? Perché poi si inventava anche la questione elettorale, no? Cioè il rompere assolutissimamente con un determinato passato creava la paura della perdita elettorale, no? Cioè, se il fascismo... Del consenso. Del consenso elettorale, certo. Perfetto. Se tu ritorni all'esperienza di democrazia nazionale, l'esperienza di democrazia Che pochi hanno compreso, forse nessuno, perché pensavo nazionale... che è un tradimento quando era... Che pochi hanno compreso... Anticipava di 30 anni quello che poi sta. Quello che fu l'alleanza nazionale, dopo, no, è vero, e senza peraltro... Parli di Anderson, di... Parli di De Marzio, Silvestri, che sono, parlo di Silvestri, parlo di Cerullo. Cerullo, parlo di Alberto Rossi, parlo di una marea di Un gente. mondo specifico, non era una marea, era un mondo chiuso. Era un mondo specifico che se però lo vai a analizzare c'erano menti innovative all'interno. Ecco, lui le riconosce tu. Assolutamente sì. Tant'è che poi è stato riconosciuto lo stesso la cosa, no? Cioè, Tu i fatti dici l'hanno il dimostrato. l'alleanza nazionale non era un esperimento negativo. L'alleanza nazionale doveva essere qualcosa di positivo. Erano sbagliati gli uomini, erano sbagliate le finalità. Gli interpreti. Gli interpreti, però, non era. Il modello funzionava. Era un momento di distacco. Cioè si storicizzava il fascismo, si contestualizzava la politica, diciamo, di destra in quello che è il momento attuale. In quello Craxi aiutò moltissimo, vero, alla storicizzazione. Craxi aiutò Con l'Ipso, moltissimo. cioè creò un terreno per cui poi si poté fare questa... Ma cioè, l'antifascismo non ha mai voluto che il nostro mondo si staccasse dai riferimenti al fascismo. Anzi. Perché? Perché questo era comodo. Cioè, come puoi accusare di fascismo un uomo di 30 anni o di 40 anni che il fascismo non ha vissuto? Lo puoi accusare solo se lui fa riferimento specifico a quel periodo con nostalgia. Non come riferimento per qualcosa di nuovo, per fare il salto in avanti. Io faccio riferimento al fascismo perché il fascismo fu innovativo e io sono innovativo. Punto, mi fermo lì. Io riconosco che il fascismo diede politiche sociali nuove, politiche economiche nuove, ristrutturò il paese e quello voglio fare, ma senza riferimento, cioè. Non faccio riferimento alla pianura Pontina come qualcosa da ripetere, non c'è più la paura, quindi c'è proprio da ripetere.
tu devi trovare la tua pianura pontina negli anni 2000. E se tu riesci a trovare questo, però devi conoscere il paese, devi conoscere il mondo, devi conoscere l'economia, perché alcune cose sono irreversibili, o perlomeno, cioè, contrastare il robot sarà sicuramente difficile, Perché bisognerà farlo? no? No, ma però se tu riesci a ragionare in te, come faccio io a mettere questo robot al servizio dell'uomo, al servizio della comunità? Se tu, questa deve essere la tua opera, perché la rivoluzione industriale tolse la gente dalla campagna, la portò in fabbrica. Adesso questo fu positivo e negativo. Cioè, aumentò la produzione. Il trattore, di fatto, tolse, diminuì il numero dei contadini, ma aumentò la produzione agricola. Non è che il trattore di 100 anni fa era proprio di adesso, no? Personalmente, io ho un'idea assolutamente distinta a me la cosiddetta postmodernità non mi fa così paura. E le grandi trasformazioni che si chiamano rivoluzioni, e siamo nel pieno di una rivoluzione epocale, sono, così ci è stato insegnato, dettate dalla sincronicità di una condizione oggettiva e di una condizione soggettiva. Cioè, se tu fai venire Federico II, Augusto, Napoleone Bonaparte e Benito Mussolini nel momento sbagliato, dove non c'è una condizione oggettiva, osservano e si fanno una partita a carte perché non c'è la possibilità di trasformare. No, no, esiste sempre la possibilità di trasformare. Cioè, l'aspetto negativo non è l'esistenza del robot. No, poi la cosa negativa che un movimento politico, sul quale un movimento politico dovrebbe intervenire, è quanto il robot incide nella distribuzione del benessere all'interno della società. Perché se il proprietario. Incide molto, io ne sono Certo, felice. no, 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 incide molto, ma se non c'è la gestione della politica, incide in maniera negativa. Perché? Perché il proprietario è un robot. Facciamo una fotografia su questo. 20 giorni fa c'è stata la conferenza a Berlino sulla sicurezza di tutti i capi di Stato europei e del segretario di Stato, mi pare, americano. C'era un altro oratore che mi ha sorpreso, mi ha fatto più che altro sorridere che intervenisse alla conferenza di Berlino sulla difesa di un continente intero, ed era Zuckerberg. Mentre c'erano rappresentanti di Stato, l'unico che non rappresentava uno Stato, ma molto di più che uno Stato, era Zuckerberg. Così ti potrei dire che il mondo di domani, se lo vogliamo vedere, tra ascoltare Trump piuttosto Chi che. rappresenta uno Stato? Trump rappresenta dei potentati economici. Neanche tanto, perché No, poi. no, no, stai tranquillo. Zuckerberg rappresenta il suo PIL personale, è superiore al PIL di tanti paesi del mondo. Esatto, poi se ci mettiamo Mr. Tal, si chiama? Quello del cinese o Amazon. No, uno è Bezos, quello di Amazon, e l'altro si chiama Ma, che però ha una visione diversa. Sulla globalizzazione. Cioè, il signor Musk. Se quegli uomini, se quei tre, ma ci potremmo mettere Sì, Elon aspetta. Musk. C'è una frase del signor Ma che è estremamente importante. Qualche anno fa, il signore, che anni fa, quanti anni fa, Perché così non si va avanti. se il mondo non trova una soluzione all'internet, il mondo va incontro a un disastro. Ma dov'è il disastro? Uno dei disastri fondamentali nella concentrazione di ricchezza. Cioè, se il robot è a disposizione della comunità ed è gestito dalla politica, il robot può avere una funzione costruttiva.
Se il robot è a disposizione del singolo uomo che possiede 1.000 robot, questo genera dei disastri dal punto di vista sociale, perché viene a mancare un'equa distribuzione delle risorse. Perdonami, così sarà. Così sarà se la politica. Perché esiste una politica oggi, secondo te? No. Ah, ecco. Quindi così sarà. Così sarà. Allora, il movimento che vuole innovare è un movimento che chiede la regolamentazione di queste novità che esistono in termini industriale, tecnocratico, economico, perché altrimenti tu rischi che un uomo concentri in sé, nel caso del signor Bezos, concentri in sé magari il 20%, il 30% del commercio mondiale, a discapito di tutti coloro che Infatti la partecipano. forchetta tra l'uomo ricco e il ceto cosiddetto medio 50 anni fa è che l'uomo ricco era 2 volte e mezzo più ricco dell'uomo medio. Adesso è oltre 2.000 volte più ricco e il ceto medio adesso lo elimineranno. Se tu segui l'uomo ricco che non ha nessuna visione etica o politica del mondo, È così. okay, che cosa, a cosa punti? Punti alla sparizione della politica. Ma sì, di fatto la conserverai come una sorta di amministratori delegati su cui far cadere le frustrazioni e le infelicità della collettività. Ok, allora tu da movimento politico che vuole innovare dovresti formare i tuoi aderenti su quelle cose che incideranno in maniera assoluta sulla società. Ecco, su questo io Cioè, non sono così sicuro, perché io penso che adesso non c'è tempo neanche per dare vita ad un movimento politico. Adesso è tempo di cercare più che il consenso, il consimile. Io su questo sono Sì, inchiodato, cioè quando attenzione. arriva il diluvio universale non tutti salgono nell'arca di Noè, ce ne salgono solo alcune specie. Non è che tutti dicono arriva il diluvio universale e quindi tutti dentro l'arca. Non ha Attenzione, funzionato con così. i turisti sull'arca di Noè, tu non ci sali. Ma la faccio? No, perché devi sempre contestualizzarla, cioè tu vivi, cioè tu questo mondo lo devi vivere, altrimenti diventi il detentore della verità sulla montagna del sapere. Però lì, il detentore della verità Questa è una cattiveria che mi stai dicendo. sulla montagna del sapere. Punto. Non andare. Dopodiché non guarda tutto quello che succede intorno, il fascismo guardò a tutto quello che succedeva intorno, E che sarebbe certo. dovuto accadere? carenze dal punto di vista sociale, il fascismo riformò e fece le leggi sociali, c'erano carenze dal punto di vista economico, il fascismo sviluppò l'economia del paese, c'erano carenze dal punto di vista culturale, Infrastrutture. infrastrutture, i codici e compagnia. Il fascismo riformò questo. Sì, ma non torniamo Non si indietro. mise, cioè, perché anche in quel momento c'era anarchia, per cui Benito Mussolini si poteva richiudere nel suo appartamentino a Predappio con 20 adepti e spiegargli cosa poteva diventare il mondo e preservarli da quello che stava succedendo. Invece se ne imboccò le maniche, andò in mezzo alla gente e fece politica. Punto. Per cui Perché tu credi ancora che c'è la possibilità di fare questo? io non credo, cioè, che esista, cioè, non posso garantirti che esista la possibilità di fare politica, ma se tu mi chiedi che cosa vorrei che ci fosse la politica, perché io personalmente non sono in grado di dare apporto effettivo a 60 milioni di persone, che però sono le persone che mi circondano, in mezzo alle quali vivo. Per cui disinteressarmi completamente. Personalmente posso risolvere i miei problemi personali, non che quelli della mia famiglia, però sarebbe estremamente riduttivo, no? Punto. Allora, se l'aspirazione qual è? L'aspirazione è a un movimento politico che innovi, che entri nei problemi e li risolva.
D'accordo, prima ancora che questo movimento si vada a formare bisogna liberarsi di tutto ciò che è inutile e peso per passare nei modelli sociali futuri. Cioè chi oggi non dispone delle chiavi di lettura e non ha quei principi e valori, perché non è un problema di cultura, non è un problema solo di informazione, è anche ontologico, cioè chi sei tu come uomo? Che sistema valoriale hai conservato o di ciò che hai avuto comunque in eredità? Perché noi abbiamo una fortuna. Tutte quelle esperienze pregresse, fossero anche le più sbagliate, fossero anche le più tragiche, ci hanno comunque lasciato un patrimonio. Ecco. E quindi un patrimonio che è stato pagato a durissimo prezzo con la vita di ragazzi di 20 anni. Quando tu ti riferisci i valori, ritorni a mamma. A mia madre, sì. Cioè, i valori sono momenti essenziali e fondanti nella vita di un uomo. E in molti direi casi, anche imprescindibili. Imprescindibili, che in molti casi ti vengono dalla tua famiglia, dall'ambiente in cui vivi. Sì. Punto. Ma una volta che tu sei fortificato da questi valori, non puoi prescindere dal vivere in mezzo al mondo. Sì, però... Per vivere all'interno di questo mondo, se non riconosci dei momenti fondamentali ed essenziali, tu rimani all'interno di questo mondo, rischi anzi di ritirarti sempre di più. Perché? Perché non sapendo come affrontare questo tipo di mondo, la reazione qual è? Io mi ritiro, però sempre sulla montagna. Allora adesso arriviamo al punto proprio più cruciale, dove probabilmente non siamo forse neanche d'accordo. E forse è un bene perché mi schiarisce le idee. Immaginiamo, facciamo una piccola metafora, un arcipelago di isole. C'è di questo arcipelago un'isola che battezziamo o fu battezzata neofascista, dove vive un certo tipo di mondo. E all'interno di quell'isola io ci sono nato, quindi ci sto a pieno titolo e diritto e non ho nulla da rinnegare di quella mia natura, della natura. Ora mi guardo a destra e vedo che incombe il colera. Mi guardo a sinistra, vedo che incombe la peste. Non so cosa ci sarà al di là di quest'isola, ma io navigo. Cioè, che abbia un sottomarino atomico o che abbia o che non lo abbia, mi faccio una zattera, affogo 2 miglia dopo aver preso questa navigazione, ma non intendo morire né di peste né di colera. Cioè, poi che mi sia già attrezzato o non mi sia potuto attrezzare è un problema secondario, se è un problema. L'imperativo categorico è abbandona immediatamente quest'isola, altrimenti se non sarà la peste sarà il colera. Nell'abbandonare quest'isola denominata neofascismo, però sulla mia zattera, sulla mia nave, il mio sottomarino nucleare, posso portarci qualcosa di quello che è la mia esperienza e di quella che è l'esperienza di chi mi ha preceduto e l'esperienza di chi ha preceduto quello che mi ha preceduto. E questa è un'azione di selezione, di setaccio. Che non ha nessun riferimento al fascismo, che fu un movimento popolare. Perfetto, anche se poi, se di non fascismo appunto si tratta, è esistito in virtù del fatto che c'era il fascismo. Poi fu un movimento unitario o una congrega di elementi che si... No. Però questa è una fase in cui c'è da abbandonare ciò che è pestifero, ciò che è che ti porterà alla contaminazione e alla morte. Cioè, quando c'è un passaggio epocale in corso, quando c'è un mondo nuovo che sorge, ci vai con uno zaino pieno di esperienze, ma non è che ci metti qualunque cosa, ci metti ciò che ti serve. Per se vado in montagna non mi porto costume da bagno,
mi porterò una tenda, una piccozza, un cambio, una candela, perché a 4.000 metri se mi sono perso con la candela faccio una tana di lupo e sopravvivo, e domani mattina con bel tempo esco fuori dalla neve, vivo, non congelato, e riprendo la strada di casa. Quindi occorre selezionare cosa di buono nei 50 anni, nei 70 anni, dal 45 al 2020 c'è da mettere all'interno di questo scrigno, e con questo scrigno accendere. All'interno, su questa zattera, quante persone pensi di poter far salire? Ognuno ci salirà, ognuno si doterà del mezzo, o si sta dotando, meglio ancora, del mezzo che può costruirsi. La storia non si dà il tempo di dire guarda, vatti a fare il cantiere navale, quando sei pronto dimmelo che io do il via all'operazione Amazon, dove dopodomani ci sono 6 Amazon in tutto il mondo e per il resto non c'è più nulla. Fatto stesso che tu abbia questa zattera, o la chiudi immediatamente a 10, 20, 30 persone che fanno parte del tuo ambito. Consimili, quindi. Consimili. Ma se dai a qualcuno la possibilità di dire vuoi salire, no, non dai a nessuno la possibilità di salire. No, assolutamente. Tu irradi un messaggio come in una frequenza radio, e 99 persone su 100 magari sentono un gracchio dalla radio. Uno che si è sintonizzato e che non deve condividerti, è su quella frequenza, quello automaticamente ci sale. Perché ho capito di che si sta parlando. Questa non è una visione politica. No. Questi sono i presupposti di sopravvivenza per fare un salto nella postmodernità, e lì, con regole completamente diverse da quelle conosciute, costruire un progetto. Quando dovesse finire l'alta marea e l'alluvione di lui universale, ma tu pensi che ci saranno dei posti dove vivere? No, non ci saranno dei posti dove vivere. Perché dici questo? Non ci saranno dei posti dove vivere, perché il mondo che tu abbandoni perché sta vivendo in una determinata maniera. Agonizzando. Sta agonizzando. Probabilmente morirà, perché il colera sterminerà tutti. Certo. E quindi tu sarai Adamo e lei sarà Eva, non so, le ricominci, non riesco a... Sai, dinanzi all'imminente realtà, ciò che sarà di me è molto relativo, come importa. Ciò che posso scegliere è la bella morte, piuttosto. Questo almeno è concesso, no? Tutto è concesso, ma se tu ragioni in termini anche di padre, tu da padre vorresti che i tuoi figli vivessero in un mondo da te apprezzabile. E se nessuno incide nel tentare di cambiare questo mondo, l'esperienza finisce. Attenzione, non è proprio così, perché il punto è esattamente questo. E poi, toccando gli aspetti genitoriali, che per buona sorte prima te e poi io abbiamo già fatto il grosso, nel senso che quello che potevamo già dare abbiamo dato, no? Abbiamo dei nipoti, per carità, però il principio è il seguente, è che se vivi in un mondo dove c'è la teoria gender, e per cui non esiste il padre e la madre, ma esiste genitore 1 o genitore 2, se oggi, questa mattina, no perché è domenica, domani mattina che è lunedì, fanno spogliare una bambina di 6 anni nei progetti di inculturazione nuda e la rivestono da uomo e il maschietto lo resta, noi quelle cose non le fermiamo, perdonami. Non è chiudendo di sua tua zattera. No, abbandonando proprio, cioè quelle cose non le puoi cambiare. Allora vale un detto che c'ha 10.000 anni, 10.000 nomi assieme a tutti, e se non puoi, se nulla puoi contro quello che accade, facciamo perlomeno in modo che quello che accade non la possa contro di noi. Cioè, questo è il principio della zattera. Cioè, se non posso modificare l'esistente, e se il carattere è irreversibile,
in virtù e in nome per conto di quei valori e di quel senso di appartenenza su cui abbiamo parlato anche di sacrifici umani. Non era possibile 6.000 anni fa o 2.000 anni fa. Oggi questo... La storia dell'uomo è sempre no, la stessa. Oggi questo non è che cambia, cambiano le forme. Oggi questo, però, oggi questo non è più possibile. Perché? Perché l'informazione è veloce, perché la comunicazione è veloce, perché le trasformazioni sono veloci. Cioè tu oggi vivi un problema per uno che un mese fa si è ammalato in Cina. Per uno che un mese fa si è ammalato in Cina, 500 anni fa probabilmente nessuno si sarebbe ammalato qui, o perlomeno il virus sarebbe arrivato dopo 2 anni, dopo 3 anni, dopo 4 anni. E la stessa cosa, cioè, quella comunità che sale su quella zattera, c'è un momento in cui non avrà nessun posto dove andare, perché tutti i posti saranno come quello che hanno abbandonato. Questo è il problema fondamentale. Oh, non sei sicuro? Io ne sono sicuro, perché la realtà del mondo conosciuto. E allora io sono la luna, ci sono stato. No, però tu hai un paesaggio davanti agli occhi che quando poi vi si abbatte una valanga, c'è uno tsunami. Una volta passata la valanga e una volta passato lo tsunami, il paesaggio è cambiato, è diverso. E su quel paesaggio nuovo... Non sono le singole individualità che possono cambiare questo panorama. Cioè, una delle frasi che mi dice sempre al mio amico Giacomo è: pensa alla tua tribù. Perché pensare alla tribù è una cosa alla nostra portata, cioè pensare a te, a tua moglie, ai tuoi figli, ai tuoi collaboratori, è una cosa che tu... Una visione clanica, da clan. Sì. Come singolo individuo riesci a fare. Ma attenzione, questo clan dovrà sempre vivere all'interno di un territorio. Non potrà andare sulla cima di una montagna. No, certo. All'interno di quel territorio, e all'interno di quel territorio avrà sempre maggiori difficoltà. Se non avrà, se, cioè, quando tu mi dici io voglio chiudere col mio fascismo, io da molto chiuso, nel senso non mi interessa minimamente, non vedo nessuno che abbia delle capacità, delle qualità o che abbia delle attinenze per cui mi può interessare. Ma da lì a non sperare che a un certo punto esca fuori qualcuno che può anche non avere nessun riferimento al fascismo, anzi, ti dirò, sarebbe anche positivo questo, no? Per certo verso, certo. Io non posso non sperarlo, perché anche la vita di quella comunità sarebbe più facile, più agevole, se questo esistesse. Perché altrimenti, cioè, 1000 anni fa o 500 anni fa era possibile che tutti rifugiassi in un territorio di 200 ettari dove coltivavi la terra e facevi vivere la tua famiglia secondo le tue regole, tant'è che 300-400 anni fa delle comunità si spostavano dall'Europa per andare a vivere le loro realtà religiose in un continente assolutamente nuovo. E allora tu trovi i mormoni piuttosto che... Ma oggi questo sarebbe impossibile. Sì, questo è impossibile. Dopodiché sicuramente i mormoni continuano a girare col calesse, continuano a vestire le loro donne in una certa maniera, ma questo tende a scemare di giorno in giorno. Che possa nascere un movimento politico, religioso, sociale, non so che tipo, culturale, che dia una mano a chi la pensa in maniera diversa, che ha un'altra visione del mondo, io non posso non sperarlo. Che poi, oggi come oggi, tu vedi qualcuno, dico no, io non vedo nessuno, perché... Io non posso pensare che mi salva Salvini, che Salvini c'è il problema dell'immigrato, io il problema dell'immigrato non ce l'ho. Perché? Perché 100 anni fa eravamo noi ad andare a casa della gente, adesso la gente a venire a casa nostra. Però quando noi 100 anni fa andavamo a casa della gente veniva fermato a Ellie Island
all'IAI non veniva fermato, se gli piacevi ti facevano entrare, se gli piacevi ti rimandavano a casa. Quindi il mio problema sarebbe quello di dire regolarizziamo, troviamo una soluzione a questo problema, ma non posso dire no perché sei nero, no perché sei nero, no perché mi porti le malattie. Mentre serve uno slogan, questo è uno slogan da utilizzare per le pance, non per il consenso, per avere il 30%. Con la destra non c'è niente a che vedere. Ah, un riferimento solo alle pance, per cui non, Fratelli d'Italia, non lo so, non credo che gli consentiranno di incidere. Perché? Perché fanno sempre riferimento al loro passato neofascista e compagnia cantante, che è un handicap. Cioè, se domani mattina esce qualcuno di diverso che non può essere accusato, per cui non parte svantaggiato. Cioè, quando ti vogliono svantaggiare, quando ti vogliono negare la possibilità, ti danno un'etichetta. Assolutamente, Borbonico quando è caduto nelle Sicilie, scusami. fascista quando è caduto in Andiamo un attimo avanti, perché questo è verissimo. E così è come è vero che la guerra culturale è proprio rappresentata da queste fasi, il silenzio tombale prima, la demonizzazione e la ridicolizzazione, l'insulto poi, e quelle sono due fasi asimmetriche perché se la comanda il mondo della comunicazione, e poi c'è la terza fase che è quella di quando hai l'idea innovativa o che funziona e sei riuscito a squarciare il velo del silenzio e sei riuscito anche a superare la fase della demonizzazione, della ridicolizzazione, poi con l'idea cercano di espropriartela e farla propria a proprio uso e consumo. Ma il punto adesso è un altro. Secondo me questo discorso che fai è viziato da un aspetto. Fascismo, comunismo e liberismo ormai sono confinati al passato. Anche il liberismo ha chiuso il suo capitolo, e quindi il mondo nuovo si fonda su una nuova teoria obbligatoriamente. Queste figure saranno, perdona, finisco, inutili, perché quando tu apri un'università a una brava persona, si chiama Mimmo Lucano, è andato contro le leggi sull'immigrazione e quindi ha favorito degli extracomunitari a risolvere i loro piccoli o grandi problemi. E tu lo porti dentro un ateneo universitario dove lì si dovrebbe trattare altro, vuol dire che stai svuotando di significato il concetto stesso di università. Non servono più. Se non insegni la storia e la geografia, come è importante studiare per capire le dinamiche del mondo E poi la formazione. Benissimo, ma in assenza di questo, e nel modello liberale, tutto questo accade, quindi hanno distrutto e svuotato di significato la politica, le istituzioni, le leggi, le scuole, le università, non c'è più nulla, i teatri, non c'è più nulla, anche il liberismo è morto. No, non è morto. Il Sì. liberismo non è morto. Oggi È un'altra isola, sempre messa in governo. tu mi dici che Duce chiamava l'uomo economicus, no? No, vabbè, quella è un'espressione mia, non sono. Comunque quello intendevo, sì. Perfetto, oggi quell'uomo è l'evoluzione del liberismo. Assolutamente. E cioè, ora è finito. No, Zuckerberg Zuckerberg non è homo economicus, è homo technocraticus. sì, lascia vedere, Zuckerberg è uno che ha la possibilità di acquistare una villa enorme, bellissima, e di far abbattere quattro ville che stanno intorno perché davano fastidio al suo panorama. Questo è l'uomo che gestisce poi Il pensiero e la mente della gente. appunto. Per cui il comunismo. Però non il tuo pensiero, non la tua mente, e credo Sì, neanche la mia. attenzione, però ha creato strumenti che vengono utilizzati da milioni se non miliardi di persone, che quindi ha la possibilità di incidere sul pensiero della gente,
Per cui tu non hai più il vecchio capitalista, sano, quindi necessario. Il capitalista con una concezione diversa della vita. Ah, il capitalista del buon senso, col buon senso. Vabbè, l'Olivetti, l'Adriano Olivetti della situazione. Vabbè, io non so se era... Mattei, per caso. Io non so se Olivetti era il capitalista con una visione diversa. Magari era il capitalista più sottile, sotto certi punti di vista, no? Perché qualcuno di loro pensava che con una visione più sociale riusciva a mantenere le sue posizioni. La forchetta per lui era 2,5 in più del cittadino medio. O qualcuno era di Ford che pensava che per fare legge a favore del capitalismo servissero assolutamente governi di sinistra, che poi è una realtà del mondo, dell'ultimo secolo, no? I capitalisti che hanno favorito, in Italia, i capitalisti che hanno favorito negli ultimi 70 anni. Del Benedetti è la testa numero uno del PD. Gli Agnelli finanziavano più i partiti di sinistra, cioè Agnelli andava la lira al movimento sociale, non ci pensava minimamente, no? Anche la democrazia cristiana. No, la democrazia cristiana non aiutava, ci mancherebbe, non aiutava. Però non è sparito, sì. Cioè, non esistono più comunismo inteso come movimento leninista, non esiste più il liberismo a cui si faceva riferimento, però il comunismo è sparito, ma l'incidenza dell'economia sulla vita degli uomini è sicuramente aumentata. Cioè, oggi, se tu apri un telegiornale, di che cosa si parla? Si parla, una volta non si parlava di borsa, non si parlava di finanza, non si parlava di banche. Oggi si parla di borsa, di finanza, di banche, cose che sulla vita della gente hanno una grossissima incidenza. E a un ragazzo tra i 18 e i 30 anni tu gli suggeriresti di frequentare formazioni neofasciste? No. Per quale motivo? Ma perché nella storia di queste formazioni mancano quei tre momenti fondamentali. Il quarto non si sa che loro facevano caso. Perfetto. Per cui, a che pro aderire? Cioè, ti accetteranno perché verrai selezionato? E subito dopo ti formeranno e costantemente ti informeranno, no, questo no. Quindi stanno facendo. Dopodiché ti porteranno a fare zig e zag davanti a una lapide, movimento di novembre. E che serve? Cioè, chi ha di fascista tutto questo? Tu sei fascista, non c'è niente. Cioè, non sei fascista in virtù di un saluto romano, o in virtù di un tatuaggio, ancor meno della croce celtica, di un braccio incrociato, che non c'è nessuno. Secondo lei di migliaia di persone, perché io sono sempre stato fautore di ricordare i nostri caduti, i nostri morti, nelle date fauste dei nostri incontri e non degli anniversari, e per non fare poi i caduti di serie A, di serie B, quelli iscritti al partito, quelli no, quelli che non si può nominare neanche il nome perché... citare neanche il nome perché è ma lui, no? E quindi quando vediamo questi riti collettivi di migliaia di persone che si presentano ad Accalarenze, per esempio, no? O a Milano, dove per anni si sono detti no, lo faccio, è più il nostro che il vostro, delle cose terribili, perché tutte queste persone si radunano lì? Perché 500 persone in Guyana si suicidano tutte assieme? Perché? Non so, perché. Io non sono mai stato in Guyana. Se tu ti colleghi anche a internet stesso, una setta religiosa convinse... C'è un sacco di gente a cui propone di iscriversi a questa setta. Convinse i suoi amici a... ammazzarsi. ...in Guyana e poi a...
a suicidarsi. Il mago Derma vive tranquillamente, sembra che 10 milioni di italiani si rivolgano al mago, non capisco perché 2000 persone non si possono rivolgere al capitano fascista. Quindi tornando indietro, fonderesti una religione prima ancora che un movimento politico? Io fondamentalmente non fonderei nulla, perché io ritengo che affondare servono degli elementi eccelsi, che abbiano la visione totale, una grande visione, no? Per cui io mi limito a dire, se trovo qualcuno che ha questa visione, mi metto al suo servizio e sono un ottimo organizzatore, punto. Ma non sono lo statista della situazione, per cui andare per formare il gruppetto neofascista di 1000, 2000, 3000 persone non mi è mai interessato, non mi interesserà mai.